Iniziamo eh? ok, allora intanto mi raccomando se ci sono dubbi o domande su quello che avete visto la scorsa settimana, io sono qui a disposizione. Ho visto le registrazioni del mio collega della scorsa settimana, quindi più o meno so cosa è stato fatto anche se avete sentito che c'è qualche... Piccolo, non definirei proprio piccolo, però problema con l'audio, vi ho messo a disposizione il link diretto anche alle lezioni dell'anno prima, eh, i contenuti sono sostanzialmente uguali, okay? ehm, però mano a mano che andiamo avanti comunque riprendiamo i concetti delle lezioni precedenti perché ci servono per sviluppare l'applicazione, okay? quindi piano piano ripassiamo se c'è qualcosa di non chiaro basta, basta che eh, lo dite e, e ci soffermiamo un po' di più eventualmente su, su quello su cui è necessario prima di tutto due parole come ho anticipato ieri su slack su quello che dovevate leggere per oggi eh, che fondamentalmente erano 14 slide forse, incluso il titolo eh, che non dicono niente di particolare se non il fatto che dobbiamo fare un attimo attenzione adesso che abbiamo introdotto il server perché ci ritroviamo con due server web. Uno è quello creato dal Create React App che abbiamo utilizzato finora, okay? e l'altro è quello che avete visto la scorsa settimana per creare le API, quindi eh, gli URL dai quali ci vengono forniti i dati alla nostra applicazione. Okay? Quindi abbiamo due server web e a questo punto dobbiamo fare in modo che l'applicazione parli con tutte e due. Okay? Ci sono diverse strategie per farlo. E queste poche slide vi raccontavano la situazione e le due strategie principali che possiamo utilizzare. Noi in questo corso ci focalizziamo su una in particolare, quella che vi chiederemo di usare anche per consegnare il Big Lab 2 e l'esame. Okay? E, e adesso vi spiego anche perché proprio quella. Okay? E, quindi eh, ci sono due server, dicevamo, c'è cioè quello. Il server di React che ci serve la parte iniziale dell'applicazione, cioè noi facciamo Localhost 3000 barra eh, e quindi ci viene caricata una pagina web che carica del JavaScript che è stato creato da React con tutta l'applicazione web. Okay? Questo è il primo server, è quello che abbiamo sempre utilizzato e quello che parte quando scriviamo npm start. Okay? Tra le varie cose oltre a compilare l'applicazione, fare un unico pacchetto, eccetera, 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 fa partire un server web sulla porta 3000. Infatti il localhost 3000 ci risponde con una pagina web. Okay? Qual è il problema di questo server? È che non possiamo intervenirci direttamente, cioè non possiamo mettere Express, che è quello che avete visto la scorsa settimana, per realizzare facilmente il server web che risponde con i dati della nostra applicazione, quindi che parla col database e così via. E sostanzialmente è un sistema chiuso, eh? quindi non è previsto che possiamo interagire facilmente lì dentro. Per cui abbiamo bisogno di un secondo server, questo che è chiamato API server, okay? nel quale scriviamo tutto ciò di cui abbiamo necessità. E l'avete visto la scorsa settimana col mio collega. Quindi, tutte le root, le route lato server eh? quindi quelle che rispondono alle richieste HTTP di tipo get, post, put ed ELITE. Ok? E tutto il codice necessario ad andare a prendere i dati dal database server, che nel nostro caso è molto semplificato: non è un ulteriore server, ma è semplicemente un file. Eh? Questa è una nostra scelta per semplificare tutta l'architettura e avere qualcosa di più facilmente gestibile, mh? senza avere addirittura appunto tre server. Mh? Quindi, dal primo server ci arriva solo la richiesta iniziale HTTP, alla risposta, anzi alla richiesta iniziale http che contiene l'applicazione web okay? dopodiché non ci arriva più nulla da quel server react parla col client perché ci vuole fare il debug eccetera perché siamo in modalità debug però è una cosa per noi trasparente a noi non interessa e tutte le altre richieste viaggeranno verso il secondo server che è quello che ci fornisce appunto i dati qual è il problema il problema eh, diciamo è anche l'opportunità eh? è che avere due server chiaramente complica la gestione ogni tanto è utile perché separa il carico, divide i compiti no? eh, possiamo avere server che forniscono delle API anche di terze parti se un server di qualcun altro e così via però ci sono delle questioni di sicurezza eh, eh, da risolvere eh? Eh, che non possiamo ignorare perché altrimenti non riusciamo a far funzionare eh, nulla eh? quindi questi sono le modalità con le quali possiamo operare, c'è sempre il nostro browser che ha due, parla con due server contemporaneamente, quindi come abbiamo detto prima, l'application server React, quello che dà l'applicazione più quello dell'API, okay? su due porte differenti, eh? in generale anche su due host differenti, per noi è sempre localhost perché vogliamo fare tutto sul nostro computer, ma potrebbero anche essere due host differenti e dobbiamo fare in modo che si parli, eh, che possa parlare e, e questo si farà con questo corso di cui dico due parole tra un istante. Quale sarebbe l'alternativa? L'alternativa è nascondere il secondo server, quello dell'API, dietro il primo, cioè una semplice riga di configurazione eh, nel eh, package JSON di React eh, che potrebbe funzionare. Eh, ed è tra l'altro quello che useremo, usavamo l'anno scorso, eh, però poi diciamo ci sono stati alcuni problemi eh, perché, perché, diciamo, mh, per una questione di sicurezza hanno voluto cambiare la modalità di funzionamento, eccetera. Quindi se siete connessi in rete funziona in una certa maniera, se non siete connessi, non funziona più, e, insomma, ci sono una serie di problemi che stanno diciamo, um, eh, risolvendo, però. Eh, come dire, non sono di facile soluzione perché nel momento in cui andate su internet vi scordate che avete messo il secondo server sul localhost eccetera non è banale capire se state facendo una cosa corretta o no, per cui abbiamo deciso di abbandonare questa situazione centrale, quella del proxy che era un po' la più semplice perché una riga avevamo finito eh. qui sono questa a sinistra col corso saranno tre righe diciamo non ci addentriamo nei dettagli del perché funziona, come funziona e ehm, Diciamo solo come fare. La terza soluzione, che non useremo mai in questo corso, eh, però, sarebbe la soluzione in teoria da usare nel momento in cui volete veramente poi mandare in produzione la vostra applicazione, cioè effettivamente metterla su un server. Una volta che è pronta, è, è tutto a posto, non c'è più bisogno del debug, non c'è niente, c'è un, un, tutto un meccanismo che vi consente di estrarre i file statici che realizzano la vostra applicazione da Tutto il meccanismo del creator act up, metterli sul server web e allora lì potete mettere tutto sul server web, eh, diciamo principale, unico e così via. Eh. Il problema di questa soluzione è che non potete più debuggare. Quindi a noi non va bene perché non riusciamo più a capire bene cosa è stato fatto, eccetera. E poi non possiamo tornare indietro, nel senso che una volta che abbiamo fatto il bundle, dal bundle, non possiamo più tornare indietro alla situazione in cui abbiamo tutti i codici sorgenti, eccetera. Per cui dovete averli conservati da parte per eventualmente fare un nuovo bundle quando li cambiate, però per noi, ai fini del nostro corso, è solamente una scomodità. Quindi ci concentriamo sulla prima situazione. Che è quella dei due server, ok? Come ha detto, il browser parla con due server differenti su due, due porte differenti, noi basta sapere gli indirizzi, qual è il punto? È che per parlare col secondo server, la eh, politica di sicurezza di default del browser è che da un sito, quindi un JavaScript caricato da un certo sito, una certa porta, quindi un certo osta una certa porta, non si può parlare con altri siti, a meno che questo non venga esplicitamente consentito ok? perché? perché eh, diciamo c'è tutta una questione che bisognerebbe discutere, chi è curioso va a cercare corse in rete purtroppo non abbiamo tempo eh? e se qualcuno è curioso in laboratorio eccetera, possiamo parlarne un attimo eh, se, se, appunto so, solo in caso di, di necessità, ma diciamo eh, Consentire questa cosa ehm, porterebbe al fatto che magari qualcuno vi maschera il, il secondo sito come qualcosa che arriva dal primo eh, e voi ehm, diciamo, rischiate di inviare delle informazioni al secondo server pensando di inviarle al primo eh, con tutte le implicazioni di sicurezza che questo comporta. Ovviamente le nostre applicazioni sono dei giocattoli e non hanno problemi, ma se il secondo server è l'API della banca... Okay? Se nel primo server pensate di lavorare so, con il col vostro sito chissà dove o, o insomma, con un sito innocuo da questo punto di vista, è chiaro che si possono creare dei problemi. Allora, capiamo solo cosa bisogna fare. Okay? In sostanza bisogna andare sul server e ehm, consentire l'operazione, eh, fare questa operazione, cioè consentire la, la condivisione delle risorse con un'altra origine. Okay? Perché si fa sul server e non sul client? Perché in realtà è il client che ci previene dal fare l'operazione, lo vediamo poi in un esempio stamattina. A meno che il server non ci dica, guarda, se la richiesta proviene da un'applicazione caricata da quel dominio, da quella porta, allora va bene, io posso servirtela. Okay? Um, a noi in pratica um, questo implica che. Eh, dobbiamo semplicemente eh, mettere una direttiva in più, un middleware in più, nel nostro express, di fatto consentendo tutto, che è la cosa che fa, diciamo, facciamo più semplice da configurare, per cui facciamo prima, facciamo così, ovviamente non è la cosa da fare nel momento in cui andaste in produzione, cioè metteste effettivamente a disposizione su internet questa cosa con due server differenti, eh, però per noi questa cosa basta. Quindi in parole povere importeremo il modulo course da installare, l'atto server e facciamo app use course come avete fatto app use e tante altre cose, Morgan per il logging e così via. ok? Sottolineato, è mai da fare nel momento in cui questa applicazione va poi effettivamente a disposizione sull'intera internet. Okay? Però, mentre giochiamo tra noi sul localhost per provare, per imparare, questo si può fare. Ok? Uh, quindi qui uh, uh, ecco uh, dobbiamo avere una porta differente per il server dell'API rispetto al server uh, di React il server di React sapete parte di default sulla porta 3000 noi uh, useremo come porta 3001 comunque qualsiasi altra porta ok perché ovviamente non possono esserci, eh, esserci due server in ascolto sulla stessa porta sullo stesso indirizzo che il nostro localhost. Okay? Eh, del proxy no, 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 abbiamo appunto, l'abbiamo lasciato da parte perché appunto è ciò che abbiamo detto non ci interessa. E poi se andate avanti nelle slide c'è tutta la spiegazione: voleste fare un build eccetera, ma di nuovo non per questo corso. Per vostra curiosità, il giorno che volete andare a mettere l'applicazione da qualche parte. Quindi qui abbiamo finito. ok Abbiamo incamerato un concetto, cioè dobbiamo usare CORS sul server perché abbiamo due server, altrimenti non si possono fare le richieste dall'applicazione che è stata caricata dal primo server verso il secondo server. Punto. Per noi è finito qui. Okay? Benissimo. Um, quindi andiamo uh, a parlare um, di come andare a chiedere le informazioni al server. Eh, e poi eh, nella seconda parte della mattina ehm, andiamo a fare degli esempi come sempre eh, perché avremo bisogno poi di un hook apposta per capire come andare a lanciare la richiesta del suo server caricare eccetera ed è quello che ci terrà occupati questa settimana e la prossima tra l'altro ne approfitto per dire ecco magari prima di andare avanti ora che siete un po' di più che ho caricato sul sito del corso eh, meglio, ho scritto sul sito del corso, eh, tutto il programma del corso fino alla fine, salvo imprevisti, eh, eh, dovrebbe svolgersi come lo vedete nel calendario sul sito del corso. Eh, quindi noi oggi siamo a questo punto, no? 17 maggio, quindi abbiamo una lezione, il laboratorio giovedì, un'altra lezione il 24, il laboratorio il 26. Poi avremo l'ultima lezione del corso il 31, ok? il 2 non c'è laboratorio perché è vacanza, perché è il 2 giugno eh? e quindi il laboratorio sarà il 9 giugno ma non ci sarà la lezione il 7 giugno perché noi abbiamo già terminato le 60 ore, eh? per cui non avremo problema a farvi 3 ore in più, però non ci sembra corretto eh? perché sennò poi il corso non è più di 6 crediti. E, comunque avremo la possibilità di vederci ancora il 9 giugno per il laboratorio che poi andrà consegnato per il 12 giugno ok um. ok allora andiamo a discutere gli ultimi argomenti oggi e la prossima settimana ci occupiamo eh, di un hook particolare che è quello che ci consente di andare a interagire con il server poi fa anche altre cose però fondamentalmente è quello che dobbiamo usare per interagire col server Prima di vedere questo hook di React, eh, andiamo a vedere l'API del server che ci consente di caricare informazione eh, da un sito web, eh, de l'API del client, scusate, del browser, eh, che è la fetch. L'abbiamo già accennata, però qui eh, diciamo siamo molto più specifici perché poi dobbiamo effettivamente andarla ad utilizzare. Mh? Quindi, eh, noi abbiamo React. Abbiamo i componenti React, li avete provati, hanno il loro stato. Se mettiamo il contenuto statico all'interno dell'applicazione de, dell del JS possiamo lavorarci. No? Avete già provato in laboratorio, avete la lista dei film, cancellate, aggiungete, modificate e così via. A questo punto dobbiamo solo fare in modo che questi componenti parlino con il server che avete costruito la scorsa settimana. Come ci parliamo? Ci parliamo in eh, formato JSON perché, perché è diciamo, un formato abbastanza standard, testuale, ehm, facile da, da debuggare, molto utilizzato, ehm, supportato bene da JavaScript sia lato server sia lato client, quindi diciamo, è, è la scelta più naturale. Di per sé potremmo usare qualsiasi altro formato, però di nuovo ci atteniamo ad una scelta che riteniamo ragionevole e utile anche per eh, diciamo, il vostro futuro lavorativo. Eh. Quali potrebbero essere le alternative così, diciamo, un passant, che so, parlarsi in XML, che è però è un po' più complicato da leggere, da parsificare e così via. Oppure con un formato dati fatto da voi, proprietario in qualche maniera, eh, testuale, binario, non lo so, che però poi dovete processare voi, elaborare voi con delle vostre librerie e così via. Ok, eh, quindi dobbiamo poi trovare un modo di eseguire eh, delle chiamate fetch dal. Um, dal browser nell'applicazione React, ma questo lo, lo faremo dopo. A noi interessa sapere prima di tutto come funziona la FETCH, perché senza questa non possiamo fare queste chiamate. La FETCH è disponibile dovunque all'interno del codice JavaScript che gira nel browser. Perché? perché è un elemento diciamo dell'ambiente di esecuzione che ci viene fornito. Un po' come avevamo. A, a, cioè abbiamo l'oggetto Windows su cui c'era alert, c'era eh, set timeout, tutte queste primitive. C'è anche a disposizione fetch, eh? che è la versione più moderna delle API che ci consentono di caricare informazioni da un server. Eh? Ci sono anche de dei sistemi diciamo, più vecchi che però, di nuovo, non guardiamo per motivi di tempo e per il fatto che oramai diciamo, sono... Penso più di dieci anni almeno eh, che ha a disposizione la fetch in tutti i browser, per cui non ha senso andare a, a scavare su queste cose vecchie che sostanzialmente servono solo a supportare browser che sono ormai, eh, come dire, eh, fuori uso da, da tantissimo tempo. Ok, cosa fa la fetch? Eh, ovviamente dovremmo dire che URL dobbiamo andare a richiamare sul server, su quale server e così via, più eventuali altre opzioni, eh? per esempio il content type come avete visto la scorsa settimana cioè dire che mandiamo delle informazioni JSON eccetera una volta che abbiamo dato l'informazione alla fetch questa fa una richiesta in modalità asincrona eh, ricordate siamo in JavaScript opera in modalità asincrona e quando ha finito ci darà il risultato come fa a darcelo vi ricordate all'inizio del corso abbiamo parlato delle promise eh? e avevamo anche sottolineato che arrivavano poi ad essere utilizzate in particolare con la fetch eh? Quindi la fetch immediatamente ci restituisce un oggetto promise. Spero che vi ricordiate come funzionano le promise. Eh? Le pro la promise è in uno stato iniziale che diventerà fulfilled o rejected a seconda di quello che succede. Eh? Se tutto va bene, diventerà fulfilled e ci darà un oggetto eh? che potremo interrogare per capire come è andata la richiesta, se è tutto ok, prendere i dati, eccetera. Ok. Il reject avviene solo in caso di errore di rete, quindi non perché il server ci ha detto non ho trovato qualcosa, eh, quindi tutti i codici di errore del server sono buoni e danno una promise fulfilled, siamo noi che poi con un if andiamo a decidere che cosa è successo e ci comportiamo di conseguenza. Se però per qualche motivo non si riesce a contattare il server, allora ecco, questo è il caso in cui la promise diventa rejected, eh? non c'è la rete. Abbiamo fatto una prova, c'è il server spento eh, perché su Localhost non c'è la rete. Lascia un po' il tempo che trova, c'è sempre la rete su Localhost. Fondamentalmente, ci siamo dimenticati di far partire il server. Il server è crashato e non c'è più. Eh. Quindi, questo è il caso in cui la promise verrà rejected come si usa? Si usa come tutte le promise. Quindi, fetch parametri, adesso vediamo poi la descrizione più formale, però fondamentalmente un URL nel caso più banale, viene fatta una richiesta GET HTTP e poi è una promise, quindi la uso come tutte le promise, ci sono due modi di usare una funzione che ritorna a promise, .den con una callback che prende come parametro il valore della, della promise fulfilled, ok, e poi, punto, get, catch scusate, a seconda di, di, di come vogliamo gestire, il reject, eccetera. Oppure con la await, eh? ricordate: la await, chiamata su questo tipo di funzioni, blocca l'esecuzione del codice. Quindi da, consente a JavaScript di eseguire del resto, e poi ci darà come valore di ritorno il valore della promise fulfilled. Ok. Se c'è stato un problema, vi ricordate, dobbiamo mettere nel try catch e agganciarlo nel catch. Okay? Se invece tutto va bene, prendiamo il valore della risposta e poi boh, ci facciamo altre cose. Eh? Adesso vediamo che cosa. Quindi, la promise di tipo full field della fetch ritorna un oggetto di tipo response, R maiuscola, eh? che ha una serie di proprietà. Tutto ciò che ci serve... Sapere per come è andata la richiesta verso il server, ok? Eh, quindi noi abbiamo, eh, guardiamo prima la seconda linea, punto status che ci dice il, ehm, il codice di eh, ritorno del, della transazione http, quindi 200, 404 e così via. Quindi 200 è ok. 201 era creato, no? ho fatto l'esempio mi sembra la scorsa settimana con 201, 404 è il classico not found, eh? 500 è internal server error, quindi c'è stato un, un errore di processamento all'interno del server e, e così via. Tutti i codici da 200 a 299, cioè sostanzialmente quelli in cui va tutto bene, eh? e settano un boolean.ok okay, per comodità. Che ci dice guarda, la richiesta ha avuto successo. Okay? Quindi noi possiamo diciamo fare un test punto ok e vedere se è true ragionevolmente la richiesta ha avuto successo. E poi ci sono tutta una serie di altri campi eh, che andremo a vedere solo al bisogno. Eh? Quindi, ovviamente questi oggetti sono abbastanza estesi e complicati. A noi interessa il punto body, eh? nel punto body che non useremo direttamente, tra l'altro, c'è il body della, ri della risposta HTTP. Okay? Quindi quando voi fate una richiesta ad un server in generale c'è sempre una risposta. Avete visto la scorsa settimana per la get c'è il body che è la risposta dell'URL chiamato con get. Per la post ci sarà un body magari vuoto, eh, ma magari con qualcosa, per esempio l'id dell'oggetto creato. Per la put stessa cosa, per la delete stessa cosa. Può anche essere vuoto eh, secondo a seconda di come abbiamo scritto l'API sul server può anche essere vuoto. In generale... Di solito c'è qualcosa eh? almeno l'esito dell'operazione, insomma, qualcosa di questo tipo: anche se l'esito dell'operazione si può in qualche maniera anche fornire tramite il codice di stato. Ok, quindi, questa è una piccola prova che potreste fare, ma diciamo è giusto una curiosità, eh, perché poi, se non abbiamo un server che risponde, eh, Diventa difficile farlo però appunto in questo oggetto response che vedete lo troviamo qui come parametro della callback della DEN. Eh? Eh, troviamo appunto l'oggetto response R maiuscola con tutti i campi che abbiamo visto prima. Quindi, negli headers, potremmo andare a cercare tutti gli headers che ci sono nella risposta HTTP, lo stato, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, che sono gli stessi, tra l'altro, che vediamo poi nel browser nella parte del inspector. Quindi quando andiamo ad analizzare la richiesta HTTP che viene fatta, poi lì dentro vediamo tutte queste informazioni. Ma sono accessibili anche da JavaScript. Ok, come gestiamo gli errori? Allora, uno, abbiamo già detto, se c'è un problema di rete, l'unica cosa che, eh, cioè come dobbiamo gestirlo, è fondamentalmente gestendo una promise rejected. Ok? Quindi, e questo è l'unico caso. In cui gestiamo il rejected perché tutti gli altri casi ci daranno una promise fulfilled. Come vi suggeriamo di procedere? Potete sostanzialmente verificare questo punto ok che abbiamo messo prima per vedere se è true. Se è true vuol dire che tutto è andato bene. Ovviamente se siete stati ragionevoli, sul lato server. Eh? lato server se avete tornato un codice 200-201 vuol dire che tutto è andato bene. Um, e poi uh, se c'è necessità, andate a cercare negli header, mm. um, altrimenti uh, diciamo direttamente processate la risposta. Se sapete già che nel body della risposta HTTP c'è qualcosa. Mm. E poi fornite un catch, o comunque sì, un catch, un punto catch o un try catch per gestire gli eventuali altri errori che si possono verificare nel processamento dell'informazione di risposta oppure direttamente dalla fetch con la promise rejected, ok. Quindi qui vediamo un esempio: eh, poi, poi andremo a metterli in pratica eh, perché dobbiamo scrivere un qualcosa di simile a questo. Sulla nostra applicazione client per andare a fare la richiesta verso server. Quindi fetch URL che è una variabile che contiene una stringa, gli URL per noi sono anche semplici stringhe: http://localhost:/api:/exams:/films, boh, non lo so, quel, quello che volete. Then response, se non response ok, throw error, ok, questa è una possibilità, eh? dovete poi de decidere voi come gestire gli errori nell'applicazione, però qui cominciamo a, a gestirlo così. Hm? Type, response header, get content type, se non è un application JSON c'è stato qualcosa di sbagliato perché io mi aspettavo un JSON, altrimenti processo eh? l'informazione come? Andando avanti nella catena delle promise. Perché? Eh, perché lo sapete che punto den ritorna una promise, ok? Qualsiasi cosa noi facciamo ritornare, questa viene trasformata in promise. Noi alla fine facciamo return response, ci cioè abbiamo fatto dei nostri test e passiamo avanti l'oggetto response. L'oggetto response diventa il valore che sarà agganciato dalla callback del prossimo den nella catena, ok? Se c'è un problema, abbiamo il punto catch alla fine della catena che aggancia il problema. Qui abbiamo semplicemente fatto un console.log, ma potremmo prendere andare a impostare uno stato nella nostra applicazione che fa vedere un messaggio di errore da qualche parte e così via. Okay? Ovviamente la gestione dell'errore in questo momento la lasciamo per dopo. Okay? Però in un'applicazione ben fatta, non dico una gestione dell'errore completissima, però... Ragionevole dovrebbe esserci, diciamo così. Se volete il trentelode, un po' di gestione dell'errore bisogna farlo. Eh? Okay? Eh, sicuramente per i casi in cui l'API ci dice che qualcosa è andato storto, perché magari, che so, c'è già l'id dell'oggetto. Che volevamo creare quindi un oggetto duplicato piuttosto che non so, cerchiamo qualcosa e non c'era e così via. Questi sono casi applicativi questi vanno sicuramente gestiti. Diciamo se spegniamo il server e non funziona più, eh, diciamo sarebbe bello che nell'applicazione non si piantasse tutto, ma ci fosse scritto problema di comunicazione col server. Okay? Come dico appunto, non è che vogliamo diventare matti nella gestione degli errori come in tutti i programmi, però. Un minimo, soprattutto se viene semplice, veloce, comodo, eh, eh, sarebbe bene farlo, ok, eh, quindi questa è la modalità eh, usando Promise e punto den. Eh. Eh, come detto, anzi, vediamo prima eh, potete anche usare la modalità await. Okay? L'unica cosa è che dovete ricordarvi: che la await si chiama solo dentro una funzione async, per cui ci saranno. Po' di cose da sistemare perché vedrete la use effect di cui parliamo nella seconda parte della mattinata, non prende una funzione a SIC, dovete definirla, eccetera. Eh. Sono stili di programmazione diversi perché in entrambi i casi possiamo fare la stessa cosa, eh. gestire il valore di ritorno della promise, qui semplicemente come valore di ritorno della funzione oppure try catch per l'errore. Ok, quindi queste sono le opzioni della fetch, la risorsa l'url che andiamo a richiedere, ok? E poi c'è un parametro opzionale che è un oggetto di inizializzazione che ci tornerà utile per impostare in particolare due, due valori. Il metodo, eh, perché di default la fetch fa una get, però noi abbiamo bisogno di poter fare post, put e delete, almeno. E poi gli headers, perché dobbiamo poter dire alla fetch di mandare un header particolare quando mandiamo un body nella richiesta che nel get non è previsto ma nelle altre sì eh? quindi che so, nella post creiamo un oggetto dobbiamo fornire le informazioni di questo oggetto e ovviamente imposteremo il body ma negli header dobbiamo dire che il content type è application json perché vogliamo parlare in json col server questo farà sì che lato server con un particolare middleware il contenuto del body venga automaticamente trasformato in un oggetto disponibile per l'applicazione. Perché riconosce questo header, eh, lato server, e eh, parsifica. Quindi trasforma il, il body, che è testo testo in formato JSON direttamente in un oggetto disponibile all'applicazione. Tutto il resto eh, non ci servirà. Hm? Non dovrebbe servirci neanche il MOD, eh? course, no, corso eccetera, perché? perché alla fine lo gestiamo lato server dicendogli per noi da dovunque arrivi la richiesta va bene. Okay? Quindi il browser accetterà le risposte comunque. Okay? Va bene, comunque, questo ci verrà chiaro mano a mano che andiamo avanti. Eh? Ma appunto, c'è poco da capire. Mettiamo questa cosa sul server e abbiamo risolto il problema dal punto di vista pratico. Okay, questo è un esempio di una fetch un po' più complicata. Quello che dovrete fare, per esempio, se volete fare una POST, non potete scrivere fetch http:/localhost/films barra per aggiungere un film con una POST. Perché? Perché quello fa una GET, non fa una POST. Se vogliamo una POST, dobbiamo mettere virgola, oggetto, metodo POST, headers, content type, application.json, body, l'informazione da mandare al server. Ok? L'informazione da mandare al server come la otteniamo? C'è un comodo oggetto JSON che ha un metodo statico string.gify in cui mettiamo l'oggetto da trasformare in JSON. Ok, finito. Eh, quindi la, la conversione avviene automaticamente. È un oggetto interno a JavaScript per cui non dovete importare niente, non c'è nessun modulo da caricare e così via. È già pronto e comodo, è anche il motivo per cui vogliamo parlare JSON, eh? perché è già tutto fatto ok, poi ovviamente punto den, punto catch, cioè a seconda di quello che riteniamo sia utile per la nostra applicazione eh? l'oggetto, come è fatto? l'oggetto è quello che vogliamo noi, può essere un array può essere appunto, un oggetto con le graffe, può essere può essere anche solo una stringa ovviamente se è una stringa, stringify non serve a niente, però Può essere qualsiasi cosa, chi decide come è fatto questo oggetto? L'abbiamo deciso noi, o meglio, l'avete deciso voi la scorsa settimana quando avete deciso come fare l'API lato server. È il server che si aspetta un certo tipo di informazione organizzato in una certa maniera. Di solito si aspetta un oggetto ed è il motivo per cui facciamo sempre tutti gli esempi con un oggetto, perché così abbiamo una chiave, due punti valore e se creiamo qualcosa di nuovo abbiamo tutte le informazioni che ci servono elencate con ognuna con la sua chiave eh, no, titolo del film, data eh, favorite eh. True, false, no? e, e, cosa c'era il rating, e, e così via. No? Qui nel nostro caso avremo l'esame, avremo la data, avremo il codice del corso, il titolo. E, e cosa c'era la data? Eh? Insomma, tutto quello che è necessario. Può essere, possono esserci anche oggetti più complicati. Quindi, Posso anche valori, mettere valori che sono array o altri, o altri oggetti anidati. La stringify trasforma tutto in JSON, okay? ricorsivamente, fino ad avere un'unica stringa. Ok, come facciamo a, a leggere la risposta che arriva dal client? Eh, dobbiamo accedere al body. Eh? Vi ricordate c'era response.body. In realtà non usiamo mai .body direttamente perché... Perché punto perché.body ci dà il testo eh? ci darebbe anzi, il te anzi meglio ci dà un oggetto leggibile come stream eh? quindi readable stream ehm, che è scomodo da usare ok quindi noi in realtà useremo sempre o.text o.json punto, punto text è un po raro eh? però ogni tanto può esserci utile se prevedete una risposta veramente semplice dal server tipo ok e basta, eh? quindi una stringa. Prende la risposta e estrae tutto sotto forma di stringa. La cosa più comune è fare .json eh? che prende ciò che arriva dal server e lo trasforma in un oggetto, ok? Parsificando la stringa che arriva dal server come se fosse in formato JSON. Okay? Quindi noi stiamo facendo l'assunzione che ciò che ci arriva dal server sia in formato JSON. Dobbiamo solo fare attenzione che questo sia vero, cioè quando spediamo le cose al lato del server è effettivamente spedire qualcosa che sia in formato JSON ok um, ecco questi metodi così come i successivi che però non vediamo perché sono un po più tecnici no? dati binari eccetera che non usiamo anch'essi ritornano una promise qui tutto ritorna una promise nella fetch ok perché perché Così possiamo continuare con la nostra catena. Punto den, eccetera, eccetera. E in più, se per caso ci fossero tanti dati da leggere, la rete fosse lenta, ci volesse un po' caricare i dati e così via, non blocchiamo la nostra applicazione. La chiave in JavaScript è sempre: non bloccare mai l'esecuzione per tanto tempo. Se stiamo facendo delle operazioni, va bene. Eh? Ma se eh, le operazioni possono durare a lungo come succede nel caso dell'input-output locale che non esiste nella nostra applicazione del browser non ci fa scrivere i, i file ma sulla rete non sappiamo mai quanto ci mette la rete a scaricare i dati diciamo così a comunicarci i dati bene operazioni asincrone quando, abbiamo, quando sono terminate veniamo chiamati nel punto den con la callback passata oppure ci viene dato il valore di ritorno se abbiamo chiamato con await ok quindi, da tenere ben presente, perché poi a un certo punto direte, ma com'è che poi dopo .json ho oh, di nuovo un .den e così via. E perché anche questi ritornano una promise. Okay? Quindi, ecco, questo è un esempio di come andare a caricare dei dati con ecco, due fetch da un server. Qui l'ho fatto con le await. Quindi, Siccome è fatto con la await, vedete: la prima cosa è da mettere tutto dentro una funzione async. Se non facciamo così, la prima volta che eseguiamo il codice, JavaScript ci dice, guarda, hai usato l'await dentro una funzione che non è async. Quindi non va bene. Mi fermo, okay? va bene. Await fetch user json. Qui non c'è l'oggetto e quindi sarà una GET: GET slash users.json su che, su che eh, host, su che porta è la stessa dalla quale è stato caricato il resto dell'applicazione da cui è stato caricato lo script che sta eseguendo fetch okay? nel nostro caso non sarà così perché? perché abbiamo appena detto prima abbiamo due server noi andiamo a caricare dal secondo server per cui non vogliamo questa operazione così di default Dovremmo sempre mettere all'inizio http localhost eh, 3001 ok? Quindi mi raccomando, eh, non fate copia e incolla 20 volte che se per caso cambiate la porta poi non funziona più niente perché vi scordate dove metterlo. Fate una variabile eh, stringa http://localhost 3001 e la collegate eh, prima di ogni richiesta fetch. Vedremo negli esempi, lo facciamo anche noi. Eh, ok, fetch. Qui abbiamo scelto di usare la weight. Quindi prendiamo. Nella promise fulfilled il valore della response e vi dico già qui eh, non c'è il reject. Eh? Vi ricordate cosa succede nel momento in cui c'è la promise rejected che ci arriva dalla wait? Qui non abbiamo messo un try/catch. È una funzione async, questa roba va a fare un va a mandare al livello superiore, cioè chi ha chiamato questa funzione il problema. Eh? Se, messo, se abbiamo messo un try/catch oppure abbiamo messo un punto catch. Nella chiamata di questa funzione libera verrà gestito l'errore. Eh? E se la cosa arriva fino all'ultimo livello eh, si blocca l'applicazione, eh? come in tutto il caso delle eccezioni. Quindi mi raccomando, da qualche parte, almeno una catch console log, non è il massimo, eh? perché il console log non è una cosa che ci piace tanto, tranne quando stiamo imparando, però mettete da qualche parte questo, perché altrimenti finisce che l'applicazione termina. Eh? Ok, va bene. Supponiamo che tutto funzioni, await fetch risposta. Questo response è l'oggetto response con la R maiuscola che abbiamo visto prima. Quindi a disposizione tutti quei campi di prima, ci sarà il punto OK, eccetera. Qui nessuno ha fatto il test sul punto OK, abbiamo assunto che tutto andasse, giusto per fare un esempio. Eh? Quindi abbiamo un po' tagliato corto perché sono slide. Però volevamo farvi vedere come usare il JSON, come si fa? Semplicemente sull'oggetto response c'è il metodo.json, metodo.json ci restituisce un oggetto JSON creato dalla risposta caricata dalla fetch. Mi raccomando, deve essere un, un qualcosa che sia in formato JSON. Una normale stringa senza le virgolette non è in formato JSON, ok? Questo ve lo dico perché poi a un certo punto ci sarà il server che magari ha l'API che non. Non avete implementato, eccetera, vi fa cannot get slash, no? come avete visto la scorsa settimana. Quello non è JSON. Se ci fate JSON, viene fuori una promise rejected. Ok? Quindi da qualche che parte bisogna gestire. Però non è la condizione normale perché vuol dire che avete chiamato un API che non funziona, eh? Eh, users è quindi è un oggetto. In users ci sarà che cosa? Non so, dipende da come ho scritto l'API sul server. Okay? Quindi eh, da quello che mi è stato spedito dal server. Quindi se io so che lo users è fatto in una certa maniera: users era un array, allora andrò a prendere il primo utente e ci sarà un, un campo name. Va bene, allora vado a fare fetch users col nome dell'utente e vado a caricare altre informazioni. User response, uh, user response, mi sa che qui. Ha sbagliato, era userResponse.json response.json eh? perché? perché user non ha il metodo JSON, non è la risposta. Eh? Questo lo correggiamo, poi eh, user data esattamente come prima: no? prima avevamo response, response.json quindi qui è userResponse.json Ok, scusate l'errore, e, e abbiamo caricato le informazioni che ci interessavano di quel certo utente, del primo utente, eh? per esempio. Tanto per far vedere un paio di fetch, una che dipende dall'altra e così via. Ok, siamo quasi alla fine. Sì. Um, nel caso ci fosse bisogno, vi ricordo che abbiamo parlato abbastanza di promise e quindi più fetch possono andare in parallelo. Se voi dovete caricare più dati, nulla vieta di mandare più fetch in parallelo. Tanto sono asincrone, no? lo sapete. Chiamiamo la fetch e ci viene restituito immediatamente l'oggetto promise nello stato che non si sa ancora se è fulfilled o rejected, rejected. Ehm, come si fa a eh, diciamo, chiamare più fetch contemporaneamente Beh, eh, potete usare questo meccanismo eh, semplicemente a un certo punto eh, diciamo per sapere se tutte hanno finito abbiamo bisogno del promise all okay? quindi prima di tutto abbiamo un meccanismo che ci crea una lista di promise ok e chi ce le crea? ce la crea la fetch il valore di ritorno della fetch è la promise noi semplicemente l'abbiamo messa in un array e poi facciamo all di questo array promise all aspetta che tutte siano risolte fulfilled o reject eh? una volta che sono tutte risolte boh, prendiamo i dati e li usiamo come, come riteniamo eh? una avrà chiesto che so la lista degli esami l'altra la lista dei corsi per esempio nell'esempio che abbiamo qui eh, a, a lezione o, oppure magari avete la lista dei film e la lista degli attori che ne so, cose di questo tipo. Queste richieste possono tranquillamente andare in parallelo. Non c'è bisogno di aspettare che sia terminata la prima per fare la seconda, a meno che come prima non abbia bisogno dell'informazione che arriva dalla prima per fare la seconda. Okay? Vedete poi voi. Diciamo che nel nostro caso non è così critico. Eh, eh, avere diciamo tutte le richieste in parallelo eh, se se non sono tante non diciamo non c'è proprio una ragione forte perché in generale faremo poche richieste però diciamo nel contesto di un'applicazione più complessa potrebbe aver senso ragionare in questi termini magari vado a fare le richieste verso API server differenti metto nella mia home page le previsioni del tempo le quotazioni della borsa e non lo so eh, ho la lista delle tue ultime azioni. E sono eh, dei login, non lo so, quello che volete. Sono tre API server differenti. È inutile aspettare il primo per il terzo, perché tanto sono differenti, possono lavorare insieme. Eh? Quindi questo è il modo di farlo, un esempio. Eh? Qui ho messo punto text così perché volevo fare il console.log tanto per scrivere qualcosa. Ma questo può tranquillamente essere.json, punto, punto tutto quello che ritenete di caricare da quei server. Ok, ultima cosa, e poi abbiamo finito con la fetch. La fetch è un, una primitiva, mh, abbastanza buona. Diciamo dal punto di vista dell'utilizzo a parte del programmatore, noi useremo la fetch negli esempi, sì? ma ehm, diciamo ha qualche aspetto che potrebbe essere leggermente migliorato, eh? Eh, per esempio, ehm, è già buono che ci ritorna la promise, quindi asincrona, sappiamo come gestire le promise, integra bene, eccetera, però non c'è un metodo semplice per cancellare una richiesta. Io chiedo qualcosa a un server, quel server non esiste, non mi risponde, ho la rete che non va, e così via, come faccio a cancellare la richiesta? E nella fetch non è così banale, ok? E se andate a cercare penso ci sia... Un meccanismo però è eh, abbastanza macchinoso mm? quindi ovviamente quando succedono queste cose cosa capita che escono fuori delle librerie che cercano di aiutarvi a risolvere questi problemi mm? qui volevamo almeno nominarvi questa libreria nel caso in cui doveste appunto fare qualcosa di un po' più sofisticato devo dire che quasi nessuno la usa per l'esame big... per eh? perché? perché in realtà noi abbiamo richieste relativamente semplici mm? uh, però, eh, che so, voleste fare una progress bar? Perché? Perché si scaricano tanti dati, volete sapere a che punto siete nel caricamento e così via. Di nuovo è un'informazione difficile da ottenere. Eh? E, se usate una libreria, magari queste cose sono state abbastanza eh, semplificate. Okay? Eh, tutto qui. Quindi non ci addentriamo nella Axios. Eh, però eh, sappiate appunto che esistono e se doveste sceglierne una, probabilmente questa è una delle più semplici, ma anche abbastanza potenti dal punto di vista delle funzionalità. Ok, se ci sono dubbi o domande, vi rispondo volentieri, se no verifico che tutto stia procedendo. E andiamo a dire due parole prima di andare a fare delle prove. Eh. Sulle, ehm, sul nuovo argomento che appunto ci terrà impegnati eh, questa settimana e la settimana prossima, mm. ossia, come gestire il ciclo di vita dei componenti react. Eh? e Vedremo che in questo ciclo di vita sarà incluso appunto caricare i dati dal server e così via. Mm. Perché cos'è il ciclo di vita? Sostanzialmente poter intervenire nel momento in cui un componente viene creato, vive, quindi viene aggiornato oppure viene eliminato dalla visualizzazione. Okay? Ovviamente ci interessa intervenire nel momento in cui viene creato perché per esempio nel momento in cui viene creato app, componente principale, vorremmo cominciare a caricare i dati dal server. No? Quindi è quello il punto in cui vogliamo intervenire. Come facciamo? Allora, sono tre momenti principali, anche abbastanza intuitivi, nella vita di un componente. No? Eh, è vero che noi abbiamo scritto il metodo render e quindi ci siamo sempre concentrati sul momento come dire, centrale. No? Eh, quando React chiede cosa deve far vedere il componente, chiama il metodo render del componente. Ok? E questa è sicuramente l'azione più importante perché decide che cosa viene visualizzato. Però il componente ad un certo punto inizia ad esistere, ad un certo punto viene distrutto. No? Eh, inizia a esistere in termini tecnici, si dice viene montato, cioè viene agganciato all'albero del Virtual DOM. Okay? Quindi all'inizio non c'è niente, viene montato app, quindi agganciato app. Poi si va a vedere cosa fa app con render. Viene agganciato che so, la lista degli esami eh? Eh, e così via. Eh, a seconda delle azioni che si svolgono nell'applicazione, eh, l'utente clicca, va su un'altra root, c'è un bottone, apre una finestra e così via. Certi componenti vengono ri-renderizzati, re e questo è l'aggiornamento. Certi componenti spariscono dal Virtual DOM, quindi vengono smontati app Il principale non verrà mai smontato fino a che non cancelliamo tutto, cioè usciamo dalla pagina. Però gli altri componenti a seconda di dove ci troviamo vengono montati e smontati. Okay? E, e questo l'avete visto già con le root. No? Una root è un'indicazione di montare un certo componente con tutti i suoi sottocomponenti e smontare tutti gli altri. Okay? E viceversa. A noi piacerebbe poter intervenire in questi vari momenti per riuscire a um, come dire, fare eseguire delle operazioni in questi momenti. Quindi dobbiamo avere ben chiaro quali sono questi momenti, che è il momento iniziale, il componente inizia a esistere, il mount. Dopodiché il componente, se resta nell'albero del Virtual DOM, verrà aggiornato al bisogno da React quindi ci viene chiamato il metodo render, in quel caso, eh? e poi quando non ce n'è più bisogno viene smontato, cioè viene tolto, e possiamo agganciare qualcosa anche a questo momento, è me meno utile di solito, eh? mm. meno utilizzato però è possibile. Questo, eh, questo disegno cerca di riassumere il discorso che vi ho fatto. Eh? Secondo me non è chiarissimo, ma non abbiamo trovato un disegno migliore. Eh? Abbiamo i, i tre momenti: mount, inizio a esistere, update e unmount Ok, eh, dopo ogni eh, diciamo ehm, stato in cui si trova il componente, quindi inizio a esistere, viene aggiornato o viene smontato. Questo riguarda il virtual DOM, React, sapete, deve prendere e aggiornare il DOM. Okay? perché deve riflettere l'operazione che noi abbiamo chiesto di fare nel virtual dom nel dom vero perché altrimenti nel browser non succede quello che ci aspettiamo cioè quello che abbiamo chiesto di fare bene eh, questa seconda fase di cui non abbiamo mai parlato così esplicitamente perché non è che ci servisse tanto si chiama fase di commit eh? Eh, rispetto alla precedente fase che è la fase di render che è quella eh, che siamo abituati a, a vedere fino, fino ad ora, eh? dove, dove viene chiamato il, ret il return del, della funzione che implementa il componente, cioè dove c'è il JSEAS che dice cosa visualizzare. In questa fase di commit, dopo che React ha aggiornato il DOM, è possibile agganciare delle operazioni sia nella fase di mount, sia nella fase di update, sia nella fase di unmount, come si fa con un hook particolare che si chiama Use Effect che appunto è quello che ci tiene occupati oggi e la prossima settimana. Quindi dobbiamo andare a capire come funziona. È un po' complicato eh, perché si può usare in differenti maniere, però è assolutamente fondamentale da, da capire. Noi siamo partiti nel discorso di React dicendo... Eh, Vogliamo implementare dei componenti? Questi componenti sono implementati da delle funzioni pure. Cosa vuol dire? Passiamo delle props e ci calcolano un risultato, che è quello che scriviamo nel return, il JSX, cioè il codice HTML. Tutto ciò che non fa quello sono degli effetti collaterali. Quindi, se non facciamo delle operazioni per calcolare qualcosa che va a finire nell'output, nel return, è qualcosa che non è che riguarda strettamente il componente, inteso come funzione pura. Okay? Che esempi possiamo fare a questo riguardo? Beh, tutto ciò che non va a finire nell'output, quindi non viene visualizzato come, eh, come parte del JSX, è un effetto collaterale. Per esempio, il classico effetto collaterale di cui ci occuperemo adesso, e il caricamento dei dati: cioè io eseguo un'azione che va al di fuori dell'output del mio componente. Vado a caricare delle informazioni da un server, oppure anche il solo scrivere qualcosa da qualche parte che non sia il virtual DOM. Quindi ciò che viene messo nel return è un effetto collaterale, ok? Eh, agganciarsi a boh, fare delle subscription a qualche evento e così via eccetera, manipolare direttamente il DOM che non si deve fare, questo già lo sapete, eh? sono tutti effetti collaterali che non eh, diciamo adesso ne avremo bisogno e vediamo come introdurli, però non devono essere fatti nel codice del componente così come l'abbiamo scritto finora, perché creano effetti collaterali e fanno sì che questo codice non sia più una funzione pura. Qual è il problema se non è una funzione pura? E che React questo codice lo può chiamare quando vuole, okay? perché tutte le volte che decide di fare un re lo chiama. E se noi abbiamo una funzione che so, che scrive, fa del logging, no? loggerà N volte a seconda di come piace a React chiamare il render del nostro componente. Eh? E non è quello che noi vogliamo. Magari noi vogliamo che venga loggata una certa cosa una sola volta, oppure che i dati vengano caricati o scritti sul server una sola volta e così via. Quindi dobbiamo trovare un momento corretto nel quale fare queste operazioni che non riguardano direttamente quello che il componente deve mostrare, eh? quindi il risultato della funzione è pura, ma eh, diciamo hanno dei degli effetti collaterali eh? quindi più o meno permanenti ma quello ci, ci interessa fino a un certo punto eh, quindi è un errore effettuare operazioni che hanno un effetto collaterale direttamente nel body del componente cioè nel codice della funzione del componente eh? function eh, exam list eh? e console log sono in exam list Va bene per paccioccare tra noi, ma è un effetto collaterale. Non si deve fare perché ogni volta che React decide di fare il render, quella viene eseguita. Quella è abbastanza innocua. No? Una console log non è particolarmente problematica. Però, che so: voi eh, fate post crea nuovo esame. Se React decide per qualche motivo di rifare il render, viene creato un nuovo esame. È un nuovo oggetto. Viene. Uh, non so, uh, creato qualcosa che ovviamente non vogliamo che avvenga. Quindi non vogliamo avere effetti collaterali nella fase di render, ma potremo agganciarli di sotto dopo la fase commit, dopo che React ha aggiornato il DOM e dirlo esplicitamente React come passando dei parametri a questo use effect, ok. Quindi andiamo a vedere come funziona lo use effect. Vi facevo l'esempio prima. Eh? Questo è il codice di un normalissimo componente che non fa niente di particolare. No? div message div questo è quello che ritorna, quindi ti ritorna un blocchetto con scritto. Messaggio no, è lo qualcosa eh, che viene passato come proprio è lo Enrico, se noi nel codice introduciamo console.log qualsiasi cosa, questo è un effetto collaterale perché? Perché questo codice non contribuisce a qualcosa che deve essere messo nel return, no? ma fa un'azione al di fuori. Quindi ogni volta che React decide di fare il render del nostro componente, grid bad, e l'abbiamo chiamato bad per dire che è sbagliato, eh, fare così, questo console log viene eseguito. Se React per qualche motivo dovesse renderizzare il nostro componente 5 volte, eh, ci sono 5 console log. Vi ho fatto l'esempio prima, se invece andassimo a scrivere sul server avremmo 5 scritture sul server, eh, cosa molto peggiore. Allora, come facciamo a aggiustare questa situazione? Dobbiamo provare a usare questo use Effect che fa sì che il codice venga eseguito nel momento corretto, solo quando riteniamo che sia da eseguire. Ok, eh, quindi tutto il codice che crea effetti collaterali dovrà essere racchiuso dentro delle use Effect, okay? Use Effect prende come parametro tanto per cambiare una callback. Una callback cos'è? È una funzione, quindi un posto dove possiamo scrivere del codice. Questo codice che scriviamo nella callback della use effect potrà avere effetti collaterali. Perché? Perché viene chiamato in so in solo in certe determinate condizioni, che dipenderanno poi dai parametri successivi che passiamo alla use effect. Okay? Ma non è chiamato. Tutte le volte che React decide di fare il rendere del componente, questa è la chiave del discorso. Siamo noi che controlliamo quando questo codice deve essere chiamato. Ok? Per esempio, in questo esempio, che è uno dei più comuni, quello che useremo anche stamattina, poi c'è tutta la spiegazione: eh, dopo, ma, eh, virgola aperta e chiusa quadro, un array vuoto che dice di chiamare questo. Eh, questa callback solamente al mount del componente, quindi nel momento in cui il componente inizia a esistere, e basta, okay? perché tutte le volte verrà eseguito use effect. Ma React sa che in questa che si chiama lista di dipendenze, non c'è niente. Per cui se non è il mount non ci chiama la callback. Okay? Quindi il codice è lì ma non viene più chiamato, a differenza di prima dove veniva sempre eseguito, perché? Perché era un'operazione dopo l'altra. Ok, quindi questo è la use effect, ha due parametri, uno è la callback, quindi una funzione che contiene il codice che noi vogliamo eseguire e che ha tipicamente degli effetti collaterali. E poi c'è un secondo parametro opzionale, adesso poi parliamo bene di cosa, cosa si mette qui. Che è la lista delle dipendenze che ci dice quando chiamare la callback, mm? eh, se c'è una lista di dipendenze. Se almeno un valore in questa lista di dipendenze è stato cambiato, la callback viene chiamata mm? nel momento in cui viene fatto il render del componente che contiene Use effect. altrimenti viene chiamata solo al, all'avvio se l'array è vuoto, quindi al, al mount, all'iniziale se l'array è vuoto, se non c'è verrà chiamato sempre. Okay? Adesso vediamo però tutti questi casi. Quindi l'array delle dipendenze funziona in questa maniera. È opzionale, se non è fornito la callback è sempre chiamata. Potremmo dire che è un po' come se l'avessimo scritto nel codice del componente, non è bello. Non lo vogliamo fare perché sono esecuzioni in due momenti diversi. Eh? Se noi lo scriviamo nel codice, lo eseguiamo a questo livello. Se noi lo scriviamo nella use effect lo eseguiamo dopo, dopo che il DOM è stato aggiornato. Okay? Però vi devo anche dire che questo primo caso è abbastanza inusuale. Eh? Quindi non nominiamo, ma quasi mai è il nostro caso. Il secondo invece è molto più utilizzato. Array vuoto, l'effetto collaterale, quindi il codice della callback della use effect gira. Quindi viene chiamato una sola volta. Once una sola volta dopo il rendering iniziale, quindi dopo il mount, ok? Il primo render È il render del mount, oppure se abbiamo una lista di eh, Valori, quindi di, eh, di variabili, eh? ogni volta che almeno una di queste è cambiata, la callback viene richiamata. Okay? Poi vedremo degli esempi, chiaramente adesso stiamo descrivendo il senso. Cosa ci sta in questa lista? In generale ci sono o delle properties o degli stati. Questo è ciò che ha senso mettere in questa lista. Oppure delle variabili derivate dalle properties degli state. Eh, se abbiamo fatto che so, un assegnamento a qualcos'altro, eh, si può anche mettere queste variabili. Eh. Eh, React verifica se qualcosa di questo è cambiato e se è cambiato, ci chiama la callback. Okay? Poi vedremo un esempio anche di questo caso. Eh, esempio numero 1 vi dicevo: appunto, è un poco comune però, per completezza, lo includiamo. Eh? Se voi scrivete la use effect in questa maniera senza mettere virgola qualcosa, quindi al termine della chiamata della use effect, ciò che avete scritto qui dentro, nella callback viene sempre eseguito ad ogni render nella fase dopo l'aggiornamento del DOM, ma sempre ad ogni render, ok? Mi raccomando, sono, questa è una callback, quindi è un errore non mettere aperta chiusa tonda freccia eh? perché è una callback se no la chiamiamo subito e non passiamo niente a use effect ma questo insomma è dalla prima lezione che andiamo avanti così in javascript è tutto fatto a callback l'array vuoto ciò che scriviamo qui gira una sola volta dopo il primo uh, render quindi al mount ok se l'array è vuoto, quindi dobbiamo sempre vi mettere virgola, array vuota aperta e chiusa quadra eh? e se invece c'è una lista dipenderà da cosa abbiamo scritto eh? quindi se è cambiato qualcosa in prop uh, che brutto, qui l'hanno scritto Mi piace proprio poco vabbè, prop eh, sarebbe il nome di una delle properties eh? perché qui hanno fatto graffe prop, chiusa graffa, quindi Props sarebbe il nome di una delle varie proprietà passate, eh, estratto dall'oggetto props, e l'abbiamo messo qui, così come può essere uno stato e così via. Okay? Per vi faccio un esempio, chi, chi capisce bene, chi non capisce non fa niente, tanto lo, lo riprendiamo poi. No? Poi avevate, avevamo un problema eh, nell'applicazione che abbiamo fatto insieme degli esami quando abbiamo aperto il form. Eh, e vi ricordate che volevamo editare un'altra cosa? Io vi ho detto mettete la key uguale, eccetera, per far ricreare l'oggetto, il um, componente eh, del form. Bene, adesso che abbiamo la use effect, potremmo usare una soluzione più semplice, anche un po' più intuitiva, avrebbe da dire. Se noi mettiamo nella lista delle dipendenze di una use effect i valori dell'inizializzazione del form, quindi quelli che vanno nello stato all'inizio, e nella callback scriviamo set state di tutti i valori che ci interessa cambiare, riusciamo a fare a meno di quella key. Perché ogni volta che viene renderizzato il componente si va a vedere se qualcuna di quelle props è cambiata e di conseguenza andiamo a cambiare lo, lo stato. Okay? Eh, questo è un esempio, eh, eh, non dico che sia la cosa raccomandata perché poi tanto... Abbiamo rifatto tutto con le pagine, con le route, quindi il problema si è risolto da solo. Bisogna fare un po' attenzione, eh, comunque, con le use effect, perché poi sono in tanti che magari ci possono cambiare dei valori. Quindi, se c'è più di uno che poi cambia lo stato, anche questo sistema va, diciamo, usato con un po' più di attenzione. Ma questo è il punto corretto dove avremmo potuto inserire questo aggiornamento dello stato a partire dalla prop. Però avevamo bisogno di questa funzione che... Di questo hook che non avevamo ancora ok quindi andiamo a vedere qualche esempio eh? quindi vediamo qualche piccolo esempio e poi facciamo la pausa ci riflettete un po sopra e poi andiamo sul nostro esempio che è quello degli esami così creiamo qualcosa che vi consente poi di lavorare in laboratorio giovedì allora qui abbiamo un banalissimo contatore ha un, delle props in cui in realtà uh, c'è solo un, un valore, eh, che è il num numero, ok? Quindi un numero, diciamo, uh, iniziale. Sì, uh, mi sa che manca però lo. No, una props, sì. Quindi, vabbè, adesso vedremo dove l'hanno messa. Diciamo è per farci capire che cosa succede a questo numero a seconda di come chiamiamo la useEffect, quindi la useEffect ha una callback che fa semplicemente console.log e ci stampa il numero props.num nel momento in cui o il numero cambia oppure al mount del componente. Quindi questo count dovrà essere inserito in un'applicazione, eh? quindi in un'app o un qualcosa. Okay? Andiamo a vedere come funziona. Uh, allora, io vi ho messo a disposizione sul solito git eh, nella cartella facciamo che la riappro così vedete, no? av1 wix e wix11, ci sono gli esempi delle slide, slide examples ok uh, allora quindi ho il client e il server allora il mio count, mm. no, un po' troppo, va Okay. quindi qui c'è il codice che abbiamo sulle slide, niente di diverso, cosa c'è in più? C'è app che ha un count in cui c'è un attributo num. Okay? Perché props num è l'attributo che ci arriva dal componente messo nell'albero de dei componenti. Eh? Ecco, quello che mi chiedevo prima è dov'è che era in questa informazione del num e in uno stato che però è in app va bene, normalissimo stato, eh. niente di particolare un numero, inizializzato a 3, va bene, e poi c'è un bottone che fa set num i i più 1, okay? quindi cambia lo stato questo vi ricordo come funziona il tutto spero che lo, non ci sia bisogno, però eh. passo una callback alla set state, quindi prende il vecchio valore che mi viene passato come parametro in maniera asincrona, quando React decide di eseguire la set dello stato, va a chiamare questa callback, gli dà il vecchio valore dello stato, e questa mi calcola il nuovo valore dello stato, I più 1, che mi viene messo come nuovo valore dello stato. Ok, ok, quindi è normalissimo, bottone I più 1 count. ok Andiamo a provare l'applicazione. Quindi, io dovrei già, aver già fatto npm install ma si sa mai lo rilancio eh? caso mai l'avessi cancellato spero di no ok e poi eh, andiamo a fare npm start eh? ok quindi questa è la solita applicazione react per ora non c'è il server no? per fare questo giochino lato client non ho bisogno del server poi dopo eh? O avrò bisogno di server. Ci sono altre cose che mh, vediamo mano a mano. Eh? A noi interessa il 3 col bottoncino. Eh? Il 3 è il componente, il count, dove è andato? Eccolo qua. Il count eh? e il bottone. Il bottone in realtà era dentro app, quindi non è un componente, eh? era quel button che avevamo messo qui, ok. Benissimo, allora andiamo a vedere la console. Ok, Intanto cosa è successo? Uh, vediamo se si, ing sì, si ingrandisce. Benissimo. Va bene, questo è alt un altro componente, vediamo dopo. Cioè, my static number è 3, my dynamic number è 3. Ok? Sono le due cose che avevo scritto nel count. No? Uno è un effetto collaterale che ho fatto eseguire al mount. Okay? Perché ho messo l'array vuoto. E l'altro un effetto collaterale che voglio che venga eseguito ogni volta che props num cambia. Però abbiamo detto sulle slide che. Uh, dove è andato? Ah, eh, non l'abbiamo ancora detto, quindi sarà meglio che ve lo dica a voce, ma c'è dopo. Eh. Uh, vie, ecco. quindi? Uh, ecco, se qualche valore cambia, ma anche al mount. Okay? Quindi diciamo che all'inizio il valore è come se non ci fosse, quindi per forza cambia. Quindi la prima volta cambia. Okay? Quindi viene chiamato quando c'è la lista delle dipendenze, sia la prima volta, come se l'array fosse vuoto, sia poi tutte le volte che questi valori cambiano. Ok? Eh, forse non era stato messo per non complicare troppo, però poi quando vediamo l'esempio, tanto ci succede. Eh? E dopo torniamo sul fatto che è stato eseguito due volte. Ma questo è un dettaglio. Io adesso schiaccio sul più e cambio lo stato. Eh? Set num i i più 1 schiaccio sul più, è cambiato lo stato, è stato eseguito. L'effetto collaterale, cioè il console log solamente del dynamic number. Cioè il secondo. Questo che aveva props num. Il primo non è più stato eseguito. Il codice di count è stato eseguito perché React ha fatto il render. Perché il numero è cambiato, è diventato 4. Quindi React ha fatto il render. Ha eseguito quella roba. Ha visto use effect, una callback, lista vuota. Il componente è già stato montato, callback ignorata, fine. Poi ho visto una seconda use effect, valore, valore cambiato, sì, eseguo la callback. E allora mi ha fatto myDynamicNumber 4, ok? Schiaccio ancora, mi verrà di nuovo DynamicNumber 5 e così via, ok? E io qui non ho più modo di eseguire la prima, perché se non mi si smonta il componente... Quel componente boh, è stato montato una volta e fine. No? In un'applicazione vera, magari il componente viene smontato perché cambiate root e poi tornate su quella root. Il componente viene rimontato e allora vi viene rieseguito il codice corrispondente alla use effect con l'array vuoto. Okay? Questa applicazione è molto semplice. Per cui, qui non avviene. cioè per, per rimontare il componente, devo ricaricare l'applicazione eh? e allora viene rieseguito anche il primo ok poi più eccetera e si comporta come prima ecco piccola nota eh, in modalità debug react monta due volte i componenti ok quindi questo è il motivo per cui vedete due volte queste chiamate ok modalità debug con lo strict quindi noi qui dentro abbiamo lo strict mod ok perché perché lo fa? Perché fa un po' di controlli e ci dà eventualmente un po' di warning, un po' di indicazioni se avessimo fatto delle cose che non vanno tanto bene, ok? Quindi questo è un aiuto, eh? non è che funzioni diverso da come l'abbiamo descritto, ma semplicemente avviene due volte il mount perché React fa un po' di verifiche per conto suo. Eh? E se noi togliessimo lo strict mode, cosa che non vi consiglio di fare, ma giusto per farvi vedere che effettivamente è così... Eh, poi aspettiamo che, ok, si ricarichi, vedete che viene fuori una volta sola. Quindi, esattamente come abbiamo detto noi. Nel momento in cui fate il build per andare in produzione, quindi metterlo su un server, eccetera, senza il debug, eccetera, ovviamente avviene sempre una volta sola, ok, perché, perché questo è il comportamento: eh? questo, questa cosa, diciamo di, di farlo due volte è semplicemente. Diciamo una nostra comodità, una comodità diciamo così, di React per identificare eventuali problemi, errori e, e cose che possono esserci utili in debug. Ok, uh, sì. Uh, ancora qualcosina, vediamo ancora qualche esempio, e poi uh, facciamo pausa. Dunque, ehm. Uh, quindi, questa è la lista delle operazioni eh, in azzurro che avviene, mi raccomando, da capire bene, guardatevela poi con calma. Eh. Ovviamente, adesso l'abbiamo appena vista, quindi dovete pensarci un attimo. No? Però il componente count è creato, num vale 3, lo stato iniziale, viene montato in app, la funzione count viene chiamata perché? Perché bisogna fare il render. La useEffect registra la callback, non viene eseguita. Eh? È, una use, è la useEffect che viene chiamata, ma il parametro è una callback che non viene eseguita, viene solo preso il codice, riferimento a quel codice. Poi React quando vorrà eseguirà quella callback. Il JXX viene ritornato, quindi c'è scritto 3 dentro, no? quindi c'era div3 sì, div eh? il componente. È stato appena montato, allora il primo use effect viene eseguito, ok? Perché? Perché ha l'array vuoto, ok? Il componente è stato appena montato, anche il secondo use effect. Perché? Perché comunque tutti gli use effect vengono eseguiti almeno una volta al mount, indipendentemente da quello che è già scritto dopo, Quindi è quello che avviene, abbiamo detto c'è cioè static e dynamic, 3 3. Poi lavoriamo con l'applicazione, facciamo click il cambio dello stato vuol dire che scatena il render di count perché è cambiata una sua prop, no? La prop num è diventata 4. Quindi react fa di nuovo il render di, di count, count viene chiamato. Come funziona? Viene di nuovo chiamato Use Effect Use Effect. Che, come prima, sono solo registrate, non sono eseguite viene creato il JSX con scritto dentro 4, viene visualizzato, dopodiché si decide quali use effect eseguire. Use effect, la prima no, perché il conveniente è già stato montato, quindi React decide di non chiamarla mentre la seconda, siccome ha una dipendenza propsNum che è cambiata rispetto a prima, viene eseguita. Per cui prendete la seconda stampa dynamic number 4, ok? Mi raccomando, questa è la sequenza delle operazioni che avviene pensate poi con calma e eh, mi rendo conto che c'è bisogno di un attimo la use effect è complicata lo sappiamo e, eh, però poi vedrete che molti la usano anche abbastanza all'esame eh? quando ci prendete la mano è anche abbastanza potente eh? e ci spendiamo due lezioni proprio per questo motivo eh? Eh, dunque Ecco, guardiamo ancora questo esempio, poi dopo, dopo la pausa facciamo, ci mettiamo dentro anche la feccia e andiamo a lavorare a caricare i dati del server, così concludiamo il discorso, almeno per fare il laboratorio. Quindi, eh, una variabile di stato può anche essere listata come dipendenza, come abbiamo detto prima. Adesso l'abbiamo fatta con una props, ma può esserci anche uno stato. In realtà, a React non cambia niente se è una props o se è uno stato, ok? Quarta se è cambiato. Se è cambiato, fa girare la callback della use effect oppure eh, non fa niente. Dentro la use effect, voi potete fare sostanzialmente qualsiasi cosa, incluso chiedere di cambiare uno stato. Okay? Perché dico chiedere? Perché il cambiamento dello stato è asincrono per React, questo sempre. Eh? Eh, quindi il cambiamento dello stato avverrà dopo il render, perché abbiamo visto prima, no? c'è la, la fase di render e la fase di commit, quindi avviene dopo, ok? E se c'è bisogno ripartirà un render, se voi avete cambiato uno stato e c'è bisogno di fare un altro render, di solito è quello che capita, ok? Ehm, quindi... Assolutamente normale. Ma è normale poter cambiare uno stato dentro eh, una callback della use effect. Okay? Vediamo un esempio: eh? Ho fatto, abbiamo fatto questo componente quick gate: eh, come dire, una porta che si apre ma si richiude rapidamente, da sola, okay? Come è rappresentata? È rappresentata da uno stato aperto chiuso. Quindi aperto vero se è falso invece è chiuso, ehm, con una funzione open, vabbè che fa set open true. Quindi un click la apro e poi si richiude automaticamente. Dove metto il richiude automaticamente? Cioè come faccio a fare questa operazione della set state false? Beh, ecco: c'è la use effect, eh? possiamo Fare queste operazioni di cambiamento dello stato dentro la use effect, dentro la callback della use effect. Okay? Posso anche schedularlo per dopo, come con la set timeout. In JavaScript, tutto quello che voglio schedulare per dopo è fatto con la set timeout. Eh? Quindi, qui dentro nella use effect, anziché fare subito set open false, perché sarebbe appena clicco, mi si richiude. Eh? E neanche il tempo di vederlo. Schedulo per un po' dopo. Di chiamare la set uh, open false, cioè di cambiare lo stato della porta. Mm. Ok. Uh, qui faccio direttamente il nuovo stato eh, perché come vedremo poi dalla lista di operazioni non ha senso andare a prendere il vecchio stato, eh, perché dipende da quando la use effect viene chiamata, cioè la callback della use effect viene chiamata. Okay? Però quando è cambiata la open. Dopo un po', qui ho messo 500 millisecondi, quindi mezzo secondo, viene chiamato false. Okay? Se era già false, non succede niente, se invece era true, diventa false e mi cambia lo stato della porta. Cos'è questo stato? È semplicemente una scritta, eh? niente di particolare, che ho messo dentro un div e così posso cliccarla. Vediamo l'esempio. Quindi il codice della slide è esattamente questo quello che avete su github stesso codice eh? l'ho messo dentro app quick gate okay? quindi componente dopo questa hr una, e la linea orizzontale e eh? questa terza cosa quindi allora ricarichiamo la nostra applicazione così ripartiamo da zero stop è cliccabile perché gli ho messo quello on click eh? adesso io clicco Vediamo cosa succede. Clicco. È diventato go e poi è tornato stop. Magari cambiamo un po' il tempo. Eh? Così è un po' troppo quick. Eh? Facciamo 2000. Eh? Così c'è il tempo anche nella registrazione e tutto di vederlo. Ok. Clic. Dopo un po' torna stop. Dopo due secondi torna stop. Ok. Qual è la lista delle operazioni... Che è avvenuta perché è questo che ci interessa eh? va bene l'esempietto però quindi, prima cosa quick gate creato montato e quindi viene fatto il render quindi si chiama quick gate che farà un return quindi allora, prima di fare il return che l'ultima cosa fa use state e quindi viene creato uno stato inizializzato col valore di default ma questo già lo sappiamo poi la use effect è registrata, non eseguita, nel senso che prende la callback e se la ricorda, okay? perché le callback della use effect sono sempre eseguite dopo il render. Poi c'è il JSX, mi viene ritornato il JSX, c'è un certo stato, questo stato è open era falso all'inizio e quindi viene scritto stop. Okay? Il componente è stato appena montato e quindi... Faccio girare tutte le use effect e quindi chiamo la callback che mi fa set timeout eh, con tutto quello che ho messo dentro. Quindi poi con la set open false. E poi, e poi non succede niente a meno che io non clicchi prima, non succede niente. Okay? Non succede niente per 500 millisecondi, 2000 secondi, cosa ho messo, poi la set timeout viene. Eh, diciamo scade e quindi viene eseguita la callback passata alla set timeout che è la set open false ok ma era già false non cambia niente quindi react non fa niente perché lo stato non è cambiato react fa re-render solo se lo stato cambia o se le props cambiano ma qui non ci sono props eh, particolari quindi poi e poi niente poi non succede niente fino a che qualcuno clicca Clicco, se io faccio click, chiamo la callback agganciata al click che chiama l'asset state che quindi fa cambiare lo stato, scatena il render, react esegue la funzione quick gate, tutta quanta, quindi use state, il valore iniziale non serve più come già sappiamo perché recupera lo stato, eh? lo stato sarà a questo punto true. Il componente eh, appunto vie, viene eseguito perché viene fatto render, use effect di nuovo registra il set timeout, eccetera, ma non viene eseguito. Ok? Il JSX viene ritornato con scritto Go questa volta perché open è true. E poi c'è la use effect, c'è da decidere se eseguire la use effect o no. Ok? Non è più... Il primo mount, siamo più avanti e quindi bisogna andare a vedere la lista delle dipendenze. Open è cambiata? Sì? Quindi la callback della use effect viene eseguita. Quindi si chiama la set timeout. E poi basta, e poi ho finito, aspetto che la set timeout scada. La set timeout chiamerà set state uh, set, set open false. Ok? Quindi di nuovo re-render ecco eh? il nuovo stato, viene scritto stop di nuovo. La use effect viene eseguita perché open è di nuovo cambiato, solo che è già false. Eh? E dopo 500 millisecondi, 2 secondi, cosa abbiamo messo? Viene di nuovo a false, non cambia niente. Quindi ci fermiamo lì come prima. Ok, mi raccomando, ragionate su questa sequenza di operazioni, soprattutto sul fatto che la use effect viene eseguita. Dopo che è stato fatto il render, sulla base dei valori che hanno preso i vari props e state che abbiamo messo nella lista delle dipendenze, se ce ne sono. Eh, se non ce ne sono, la cosa è molto semplice e viene eseguita tutte le volte. Eh. Quindi, giusto per concludere, poi vi facciamo la pausa. Il primo componente eh, che io ho un attimo tralasciato era. Sal vi saluto. Eh, e se lo scrivo così, eh, con l'aperta e chiusa quadra, mi saluta una sola volta, giusto? Ok, quindi, eh, perché? Perché ho messo l'aperta e chiusa quadra, è esattamente quello che succede, cioè, i saluti vengono la prima volta e basta, eh. viene doppio per, per il motivo che vi ho detto prima, che c'è la questione del debug, ehm, se io usassi il componente che non ha dipendenze o oh, scusate, anzi non che non ha dipendenze se io usassi una cosa scritta male così, con codice dentro direttamente quello che viene eh, eseguito ad ogni re-render tutti i momenti che c'è re-render mi viene eseguita questa operazione eh? quindi proviamola solo un istante tanto è velocissimo grid bud ok Questa è l'applicazione. Ogni volta che io faccio qualcosa nella mia applicazione eh, viene fatto il re-render del primo componente e quindi quel codice è eseguito. Perché io non l'ho messo dentro una Use Effect che controlla quando eseguirlo. Okay? Mi raccomando, ovviamente, da evitare. Ok, io direi: se non avete dubbi o domande, facciamo pausa qui. Eh. E nella seconda parte andiamo a agganciare la fece e a, a fare quello che ci serve per il laboratorio. Ok, no domande? Allora tra poco...